Capodanno 2023-2024, non so come si dice, comunque 2025-2026, o semplicemente una ricetta per un momento davvero speciale? Eccola. Eccola. Dopo mi aiutate a dargli un nome, ok? Questa è una delle mie creazioni ed è, credetemi, forse una delle più buone che ho mai realizzato per equilibrio, per sapore, per gioia, per pace, amore, gioia infinita, yeah! Zeriri! Il polpo alla afrodisiotico. Così vedremo, forse, non lo so. Allora, facciamo così. Vediamo la lista degli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Olè! Cominciamo dalla pulizia e dalla cottura del polpo. In questo caso il becco, vedete che si trova qui, e anche gli occhi li elimineremo soltanto dopo avere cucinato il polpo. Quello che invece bisogna assolutamente eliminare è ciò che si trova all'interno del cappuccio, ok? Questa roba va eliminata. Ovviamente io l'ho comprato già praticamente pulito, ci sono soltanto gli occhi e il becco, ok? Bene, allora procediamo. Per eliminare tutte le impurità che si possono nascondere fra i tentacoli o sotto pelle, che cosa facciamo? Prendiamo il polpo, lo inseriamo all'interno di una boule e gli aggiungiamo semplicemente del sale grosso. Dopodiché aggiungiamo dell'acqua e poi lo massaggiamo per bene. Ora, questo polpo teoricamente doveva essere pulito. Però, come vedete, se noi lo laviamo con acqua e sale, che cosa succede? Che il sale ha questo potere un po' irritante, va a mangiarsi un pochino quella bava che ha sulla superficie il polpo, e come potete vedere l'acqua risulta sporca. E che cosa ci troviamo poi all'interno dell'acqua? Dei piccoli granelli di sabbia, tutte le impurità che possono essere rimaste catturate all'interno dei tentacoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo lavaggio è fondamentale. Per assicurarci che il polpo sia perfettamente pulito, cambiamo l'acqua un paio di volte fino a quando non ci risulterà bella pulita. Vedete? Vedete? A questo punto l'acqua risulta praticamente pulita. Ok, questo era già abbastanza pulito, però comunque delle impurità c'erano, ok? E questo lavaggio col sale è importantissimo. E ora parliamo della cottura. Mettiamo all'interno di una pentola, praticamente la riempiamo quasi a metà di acqua, ok? Quindi mettiamo dell'acqua, aggiungiamo del sale quando è vicina al punto di ebollizione, dopodiché aggiungiamo un bel bicchiere abbondante di vino bianco secco, vedete? Una buona quantità. Mescoliamo bene per far sciogliere il sale. Anche se non mescolate, in realtà non succede assolutamente nulla. Comunque, a questo punto, dopo che abbiamo creato il vortice, siamo pronti per fare il tuffo del polpo. Ok, vabbè ragazzi, io ci gioco, ci scherzo un po', però in cucina bisogna giocare e scherzare un po', ok? Allora, la cosa importante è che fate le cose serie che sto facendo. Quindi l'acqua arriva bene ad ebollizione, dopodiché intingiamo il polpo 4, 5, 6, 7 volte, ovvero fino a quando non risulterà bello arricciato. Quindi lo mettiamo all'interno dell'acqua calda e lo tiriamo su. Lo mettiamo all'interno dell'acqua calda 5, 6, 7 volte, ok? Fino ad ottenere praticamente questo risultato. Dopodiché lo lasciamo cadere all'interno della pentola e poi aggiungiamo il magico tappo di sughero, che non serve a niente, però potrebbe servire, insomma è mistico. Se lo mettete, il polpo vi risulterà più morbido. Se non lo mettete, simsalabim, non vi risulterà morbidissimo. Lo facciamo cuocere dal momento in cui comincia il bollore per 30 minuti, a prescindere dal peso, ok? Dopo 30 minuti spegniamo il fuoco e lo lasciamo all'interno dell'acqua calda per 15 minuti, ok? Avete preso nota? Dopodiché lo tiriamo fuori dall'acqua e lo mettiamo all'interno di una boule. Quindi coprire con pellicola trasparente, lasciar arrivare a temperatura ambiente, dopodiché conservare all'interno del frigorifero per almeno 24 ore.
Trascorse le 24 ore all'interno del frigo, il polpo si sarà completamente trasformato, avrà rilasciato il collagene ed è pronto per procedere con la restante parte della ricetta. Guardate che bello, è fantastico. A questo punto, prima di vedere gli altri ingredienti, procediamo con la preparazione del polpo. Quindi dividiamo i tentacoli dalla testa, vedete? È molto semplice da fare. Se abbiamo tenuto all'interno del frigorifero, si sarà compattato per bene, però è tenerissimo. Cioè, adesso se lo provate, non ha niente a che vedere con il classico polpo appena fatto, messo in insalata che rimane duro, eccetera, eccetera. No, ha proprio completamente un'altra struttura, vedete? I tentacoli li facciamo così e poi li mettiamo da parte. Prendiamo la testa e dobbiamo andare ad eliminare il becco. Vedete, prima tagliamo la parte di sotto, poi facciamo un'incisione così. Guardate, in questo modo. E voilà. E questo è il becco che si può eliminare. Perfetto. Questa parte di tentacoli, che sono quelli praticamente che stanno sotto il ciuffo, cioè sotto il sì, il ciuffo. No, il ciuffo, diciamo la cappella, Sistina, li tagliamo così in tocchettini piccolini. Qui ci sono gli occhi, ecco questa parte la eliminiamo così com'è, la teniamo da parte. C'è chi se la mangia, ok, ed è anche buona, però per fare un po' i fighetti, visto che stiamo facendo una ricetta tutta fighetta, la eliminiamo e poi ritagliamo così la parte del cappuccio, non ciuffo, cappuccio, ecco, il cappuccio si chiama, il cappuccio, il cappello. E anche questi, op, e voilà, li tagliamo così in tocchettini. Perfetto, ecco, facciamo un pochino più piccolino anche questo pezzo, e voilà. E mettiamo tutto quanto insieme con i tentacoli. E teniamo tutto da parte, e intanto procediamo con la preparazione della purea. Per farla abbiamo bisogno di olio extravergine di oliva di altissima qualità, 500 grammi di patate. Va bene qualunque tipo di patate, del latte da 300 a 700 ml, dopo vi spiego perché, paprika affumicata, pepe nero, sale, uno scalogno, 10 g di burro e in ultimo erba cipollina. Cominciamo dunque la preparazione, facciamo bollire le patate in abbondante acqua per circa 20 minuti. Dopo 20 minuti, con un coltello, verifichiamo che siano cotte oppure con una forchetta. Quando il coltello penetra facilmente ed esce altrettanto facilmente, le patate sono pronte. Calcolate che in relazione al tipo di patata che state utilizzando ci vorranno dai 20 ai 25 minuti. Quando facciamo cuocere le patate, aggiungiamo un pochino di sale nell'acqua di cottura, ok? Non tantissimo, un pochino però ci vuole. Dopodiché passiamo le patate fino ad ottenere questa purea. Vedete, queste macchinette qua, manuali, sono perfette perché le potete inserire direttamente intere all'interno, poi schiacciate e la pellicina praticamente rimane sopra e sotto passa tutta quanta la polpa. A questo punto tritiamo finemente lo scalogno, non serve essere fiscali perché tanto poi andremo a mixare il tutto con un frullatore ad immersione. Quindi serve giusto per far sì che possa rilasciare per bene il suo sapore. All'interno di un pentolino inseriamo 5 g di burro, quindi la metà di quello che abbiamo, e poi mettiamo il pentolino sul fuoco e aggiungiamo lo scalogno. E cominciamo così a fuoco basso a fare questo soffritto delicatissimo. Quando lo scalogno comincerà ad imbiondirsi, quindi ad acquisire quella classica trasparenza, rilasciare i suoi profumi, aromi, eccetera, eccetera, allora aggiungiamo 150 grammi di latte, pesatelo in grammi, ok? E tenete comunque una scorta di latte da parte perché ci servirà nella fase successiva. Facciamo
Facciamo cuocere un attimino così lo scalogno fino ad arrivare al punto di ebollizione all'interno del latte. Non vi preoccupate se comincerà a dividersi, quindi se si inizierà a formarsi una sorta di ricotta, non ci sono problemi. È una cosa normale, una reazione chimica assolutamente normale. E a questo punto, paprika affumicata oppure paprika dolce oppure paprika piccante, come volete. Io sto utilizzando quella affumicata perché nella composizione della ricetta gli dà un tocco speciale, però che sia paprika, ok? C'è anche la paprika dolce, quindi se lo devono mangiare anche i bambini, che non è assolutamente piccante. Ce ne vogliono almeno un paio di cucchiai belli abbondanti, perché la paprika è il segreto di questa ricetta, quindi di questa salsina. Guardate che meraviglia, che spettacolo. Ecco, vedete che si sembra che si sta quasi dividendo, che si sta formando dei pallini. Non vi preoccupate, è una reazione chimica assolutamente normale. Ho aggiunto un pochino di pepe e adesso aggiungo anche le patate, ok? Ricordatevi di tenere sempre, sempre, sempre il fuoco basso, 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 Non importa, ok? adesso ci Mescolare, mettiamo dopo che abbiamo inserito tutta quanta la purea di patate, mescolare bene per amalgamare bene il tutto ed ottenere un composto abbastanza spesso, ok? Quindi abbastanza denso, però bello omogeneo. A questo punto, quindi, quando abbiamo ottenuto questo risultato, assaggiate un pochino di questo composto e poi regolatelo di paprika. Se dovesse mancare, regolatelo soprattutto con il sale, se dovesse mancare, perché un pochino sì l'abbiamo messo nelle patate durante la fase di cottura, una parte è stata assorbita, ma una parte comunque l'abbiamo persa nell'acqua, quindi dovete assaggiare bene il tutto. Assaggiate per vedere se è buono anche, ha un giusto equilibrio con la paprika e con il pepe, quindi allunghiamo con altro latte. La quantità di latte, non ve la posso dire perché? Perché dipende da un fattore, ovvero dal tipo di patata che state utilizzando. Premetto, questa ricetta potete farla con qualunque tipo di patata. Non ci sono problemi, non è che si può fare solo con la patata bianca, con la patata rossa, con la patata. A me piace parlare di patate. Insomma, usate la patata che più vi piace. L'unica cosa che cambierà in questa ricetta non è la patata, ma è la dose di latte da inserire, perché dobbiamo ottenere questo risultato. Vedete? Alla fine deve risultare così, cremoso, abbastanza liquido. Ok? Prestate attenzione a una cosa, prima di spegnere il fuoco lo teniamo ancora acceso, però deve essere basso, 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 deve fare le bolle, deve borbottare a fuoco basso, 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 ok? Perché deve stare a temperatura, vedete? Ora abbiamo la giusta densità, la giusta temperatura, possiamo procedere con il frullatore ad immersione. Perché è fondamentale adesso il frullatore ad immersione? Perché andrà a rendere setose tutte le parti restanti della patata che noi abbiamo schiacciato, che non sono ancora perfettamente lisce. Andrà ad amalgamare perfettamente anche le spezie che abbiamo inserito, ma non soltanto. Intanto mi sposto, mi metto qua perché tanto stiamo lavorando a fuoco spento. Dicevo, scioglierà completamente lo scalogno, permettendo di rilasciare tutti i suoi aromi, sapori e profumi, e poi andrà a correggere tutti i possibili errori. Guardate, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Bello, cremoso, setoso, quasi spumoso. Ora, per far sì che possa mantenere la sua cremosità nel tempo, quindi che non si formi la pellicola in superficie, che non si addensi e che non diventi denso, più denso di quello che noi vogliamo, inseriamo la noce di burro e con un cucchiaio mantechiamo bene, bene, bene fino a quando non risulterà perfettamente sciolto ed amalgamato al resto degli ingredienti. Facendo questo, non diventerà più duro, non diventerà più denso, ok? Rimarrà così come l'abbiamo lasciato. Mettiamo il coperchio e procediamo con la fase successiva della ricetta. Tritiamo un pochino
di erba cipollina, una parte la lasceremo un pochino più lunga che la utilizzeremo come decorazione del piatto, poi lì sarete più bravi di me a fare la decorazione, però una piccola parte ci serve così tritata finemente perché servirà per dare il suo sapore, la sua tonalità alla preparazione, ma lo vediamo dopo. Intanto un filino d'olio all'interno di una padella, molto meglio se antiaderente, aggiungere anche un pochino di sale. Quindi la portiamo per bene a temperatura, quindi facciamo scaldare per bene questa padella. Va bene anche una piastra, perché dobbiamo piastrarlo adesso il polpo. Dopodiché, appunto, come stavo dicendo, inserire i tentacoli del polpo e in questa fase teniamo il fuoco medio, non dobbiamo tenerlo né troppo basso né troppo alto, ok? Allora, non dobbiamo tenerlo troppo basso perché altrimenti ci metterebbe troppo tempo. Non dobbiamo tenerlo troppo alto perché altrimenti tenderebbe poi a bruciacchiarsi. Quindi un giusto equilibrio, quindi fuoco medio, ci permetterà di ottenere che cosa? Che si riscaldi anche al cuore il polpo, ok? Perché adesso noi l'abbiamo praticamente tirato fuori dal frigo, l'abbiamo tagliato e lo stiamo praticamente scottando in superficie, quindi lo stiamo piastrando, ecco, questa è la parola corretta. Anche se vi ho detto che è una piastra, è molto meglio la padella come questa antiaderente, perché poi potremo mettergli su il coperchio e mantenerlo in caldo per poterlo poi servire. Però la piastra comunque va benissimo, al massimo mettete sopra un foglio di alluminio. Verso metà cottura, quindi quando l'avete girato e risulterà bello, croccante da una parte, allora alzate un pochino la temperatura, ok? Ci siamo quasi, metto il coperchio per far raggiungere il calore all'interno del cuore del tentacolo del polpo, quindi è possibile impiattare. E va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato e inoltre vi ricordo che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. Che meraviglia, che bellezza, che bontaggine. Allora raccontiamolo questo impiattamento, poi voi stupitemi con la vostra fantasia. Abbiamo messo la cremina sul fondo, ok? Quindi abbiamo preso un piatto di questo tipo un po' particolare, un cappello del prete, sopra la paprika e poi un paio di tentacoli di polpo grigliati, in modo molto semplice, solo con un pochino di sale e un pochino di olio extravergine di oliva. Quindi abbiamo messo anche sulla parte bassa un pochino della parte, diciamo, del cappuccio del polpo, dell'erba cipollina tagliata fine fine fine, poi gli si può mettere un pochino di pepe, gli si può mettere anche un pochino di paprika al gusto, qualche rametto di erba cipollina, se volete un pochino di sale medio, non sale grosso, non sale fino, e per chiudere olio extravergine di oliva. Ragazzi, questa è una ricetta che fa parte del mio repertorio, quindi una delle mie ricette alla quale non ho mai dato un nome, ho soltanto dato un'emozione. È un'emozione che voglio condividere con voi. Aiutatemi a dargli un nome, anche perché questa ricetta la troverete poi nel mio nuovo libro a partire da settembre 2024 e il titolo lo deciderete voi. E adesso, buon anno! Questo sarà uno dei vostri secondi di pesce, lo so già benissimo. Vieni qua, riguardiamo. Andiamo subito a fare la prova dell'assaggio. Allora, guardate questa purea, La sua perfezione, la sua morbidezza che persiste, che mantiene, che rimane. E poi assaggiamo un po'. È indescrivibile la bontà di questo. Vieni qua, cioè, poi, vabbè, a parte il fatto che il polpo è qua, cioè, è una. Vieni qua, dove vai? Bisogna fare proprio così per questa. Credetemi, questa è una delle mie.
È troppo, se è troppo la tolgo, ditemelo. Buon anno ragazzi, ok Ramuccio, alla prossima video ricetta, food porn. Questo è il polpo afrodisiotico, ecco così lo chiameremo. Ciao, Ramuccio!